succede quindi Costanza che metterà al mondo un figlio nato a Iesi, mentre lei si sta spostando verso la Sicilia, Federico. Ecco che continuerà, in quel momento non si può sapere quello che succederà. Successivamente invece Federico II erediterà tutta la parte migliore dei Normanni, la migliorerà addirittura, lui stesso parla 5-6 lingue, e studia direttamente l'arabo, sa parlare l'arabo, quindi e fa tornare lo splendore che era dei Normanni, ritorna di nuovo a Palermo, in Sicilia in generale. Successivamente, secondo me per motivi di ordine strategico, si sposta da Palermo e va a Bari, Foggia, insomma, praticamente lui è in Puglia, o come allora erano le Puglie, e dico perché in ordine, ho fatto strategico, perché la sua base di rifornimento per raggiungere la Germania, perché lui era imperatore del Sacro Romano Impero, quindi possedeva anche la Germania, che era retta da un figlio poi con l'influenza negativa dei baroni tedeschi si ribellerà, ma insomma è un altro, non un'altra storia, ma prolungherebbe eccessivamente il discorso. Quindi lui si spostava dalla Puglia, per nave raggiungeva Ravenna, si riforniva di mezzi, di armi, di uomini, dopodiché attraverso l'Austria raggiungeva la Germania e poteva subito intervenire. Quindi ecco perché dico un fatto strategico e non un fatto affettivo, tant'è vero che Federico II nel suo testamento mette molto espressamente che vuole essere sepolto nella cattedrale di Palermo. Quindi rimane in lui questo, il ricordo di questa città. Ecco, un affetto è rimasto, quindi lui lì era un fattore di strategia, però era molto legato, ecco, alla Sicilia. Sì, molto legato alla Sicilia, e chiaramente però con la sua partenza da Palermo condanna la Sicilia a una decadenza economica spaventosa. Infatti molti storici siciliani non apprezzano questo suo modo, anche perché molti è soggetto a tantissime leggende, verità, leggende, insomma si confondono, e io dico sempre le leggende sono fumo, quel fumo che poi va a occultare la verità su Federico II, molto spesso in maniera negativa, perché c'è chi lo descrive bellissimo, non molto alto, però biondo, capelli sulle spalle, e altri lo descrivono, quindi chiaramente da chi lo amava, altri lo descrivono addirittura con capelli radi e rossi che scendono attorno al viso e pingue, insomma descrizioni incredibili. L'importanza di questo libro è lo studio innanzitutto appunto dei Normanni, la conquista della Sicilia e così via, e il seguito di Federico II però dedicato a un particolare della sua vita, cioè quello costruttivo. Federico II si distingue per la costruzione dei suoi castelli, dico suoi perché sono proprio fatti esclusivamente, progettati dai suoi architetti, qualcuno dice addirittura anche da lui, può darsi che sia intervenuto per dei consigli, ma lui aveva i suoi architetti, non interveniva direttamente, e costituisce un vero e proprio baluardo di castelli che partono dai confini del Papato, raggiungono Reggio Calabria, entrano in Sicilia, a Palermo già c'era il castello normanno, quindi non c'era altro bisogno, poi Messina, castello che non esiste più, Catania, il castello Ursino, e Siracusa con il castello Magnace, prende il nome da un famoso condottiero
che interviene per la cacciata degli arabi. La caratteristica essenziale è che mentre precedentemente i castelli venivano costruiti essenzialmente per difesa, quindi si badava più alla consistenza che all'interno, la comodità di abitazione e così via, con Federico c'è questa trasformazione. Diventano sì difensivi, perché era logico che fossero difensivi, ma anche abitativi. Tant'è vero che lui i suoi castelli li fornisce di condotta idrica, bagni, stanze comode, grandi camini per riscaldare gli ambienti e in modo particolare famosissimo Castel del Monte. Castel del Monte si distingue da tutti gli altri perché intanto è sede di leggende infinite. Addirittura si ritiene che sia il centro dell'alchimia e delle conoscenze segrete di Federico II. In effetti, molto probabilmente era un castello di appoggio per la caccia, non per altro. Anche difensivo, perché le mura erano robuste. Il particolare è che a forma ottagonale, mura ottagonali, circondato da 8 torri ottagonali. L'interno del castello ha un atrio ottagonale, una vasca che molto probabilmente serviva da piscina, non si sa bene, ottagonale. Cioè tutto si basa sull'otto. E come si sa, l'otto praticamente è un numero sacro, si riferisce alla divinità. Ecco che ricomincia il fatto esoterico, lo studio che va addirittura a parlare di esoterismo, della pietra filosofale, e si distingue in modo particolare, essenziale quel particolare, il portale. Cioè praticamente non esistevano castelli da difesa con un portale elegante. Castel del Monte ha un portale che si rifà alle chiese e così. Quindi un'altra cosa molto interessante, cioè più che altro che interessa molto il pubblico, sono le leggende che riguardano i castelli di Federico II. Tutti i castelli più o meno hanno delle leggende, ma quelli di Federico II sono tutte leggende particolari. Ogni castello costruito da Federico II ha le sue leggende. Quello che comunque raccoglie il massimo delle leggende è il Castel del Monte. Tutto questo quindi, ecco, lo troviamo qua, in questo meraviglioso, ecco, libro, contenitore, che veramente, perché è così pregiato che sembra veramente... E quindi di questi castelli ci sono delle tavole, giusto? Ci sono anche delle tavole. Sono delle tavole fatte appositamente, dipinte da Ilaria Caputo, quindi sono preziose anche per questo motivo, perché si rimettono nel numero, quindi carta speciale, carta che viene definita carta da incisione, perché è una carta molto robusta. Certo, non, per fattori, ecco, di pubblicità non possiamo farne, ma comunque ha un costo. Certo. Ha un costo elevato, è un libro da collezione. E come tutti i libri da collezione hanno prezzi elevati. Forse questo, per chi scrive un libro di questo genere, che ha provocato in me tanta fatica e ansia, è limitativo, perché praticamente non può andare in mano a migliaia di persone. Ma solo a 999 se va bene. Persone, quindi è per i pochissimi, si può dire. Lo possiamo aprire un attimino così per vedere, ecco, fare vedere direttamente. Quindi ecco, vediamo queste cornici. Ecco, tutto fatto a mano. Tutto fatto a mano con queste cornici. E in queste foto di questi castelli c'è un ordine? C'è un ordine? Ma secondo... come vengono trattati, per esempio questa è la cuba, è probabile che, io adesso non ricordo, ma è probabile che sia trattata in questo punto la cuba,
Ci sono anche questa in Fa, ecco. Questa è la Fa, la Gisa. La Gisa. C'è questo... è ricordato il falco. Sì, la caratteristica, manca, ecco. La caccia col falco di Federico II, che addirittura ha scritto un libro famosissimo sulla falconeria, ma talmente prezioso anche nei particolari, perché lui descrive le caratteristiche dei vari uccelli, e anche le piume, la disposizione. Sì, abbiamo proprio, si è parlato molto di questo. C'è molto da dire, c'è molto da, molte domande verrebbero da fare, appunto, ma comunque, ecco, in questa panoramica che ha citato, ecco, è tutto scritto qua, c'è tutto, sì, qui, e penso che veramente, anche se è limitato, ai pochissimi, ci sarà la curiosità veramente di averlo. Penso. Ci potrebbe essere una seconda stampa, comunque, a secondo se... No, cioè... mi sono informato con l'editore e lo escludono. Io ho detto se fra 4, 5 anni, 6 anni, era possibile fare edizioni più accessibili. E allora ho detto no, è una garanzia per chi spende tanto. Quindi, già stabilito, questo è... Infatti io non devo entrare in niente su questo libro, le vendite. Io firmo un contratto dove mi obbligo a fornire in un certo tempo il testo, dopodiché non c'entro più niente. Ho capito. Beh, noi restiamo sicuramente con la curiosità comunque di averlo, oppure di vederlo. Diamo l'opportunità comunque di avere un amico, speriamo che possa farcelo, diciamo, apprezzare, studiare, insomma scoprirlo, da questa meravigliosa comunque ricerca fatta da Claudio Alessandri. È molto faticosa. Ecco, è stata molto faticosa, ma noi siamo contenti di questo, e per noi è un piacere, veramente è un pregio avere questa opportunità di conoscere questi studi attraverso lei qui, che vive a Palermo. E va bene, allora le facciamo tantissimi auguri comunque per il successo, ecco, di questo volume, e ringraziamo il pubblico che ci ha seguiti, che è stato con noi. Grazie professore. Grazie a lei.